Bentornati cari amici sul mio canale, siamo qui anche oggi per reagire a una nuova puntata di Naruto Shippuden, anzi ad altre due puntate come al solito. Dobbiamo oggi guardare la puntata 84 e 85. Cosa è successo nelle scorse puntate? La squadra di Shikamaru è partita in missione per andare praticamente a vendicare il maestro Asuma. Quindi si è di nuovo incontrata con la coppia dell'alba, con i due della squadra alba, e li stanno al momento affrontando. Quindi siamo proprio nel bel mezzo dello scontro. Prima di iniziare, come al solito, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. In descrizione trovate tutti i link alle pagine Instagram, TikTok, alla wishlist di Amazon. E nulla, non c'è altro da dire, per cui iniziamo subito con l'episodio. Ragazzi, che potenza! Naruto ha 24 ore per imparare la nuova tecnica per poter far parte della squadra che poi va ad aiutare Shikamaru. Bene, ormai manca poco, ci sono quasi. A quel punto, finalmente, sarò a livello di Sasuke. Non credo che basti una sola mossa Sì, per l'obiettivo arrivare è al livello di quello. Sasuke. Ma devi concentrarti di più sulla tecnica della modifica del tipo di chakra. Credo che sia arrivato il momento di spiegarti quali sono i rapporti tra i cinque tipi di chakra fondamentali. Userò parole semplici. Come sai, esistono cinque tipi di chakra: il Gesù, un'altra fuoco, l'acqua, la lezione. terra, il vento e il fulmine. Sono collegati tra di loro, ma non sempre interagiscono in modo positivo. Questo è chiaro, ma che cosa può succedere? Credo sia più facile renderti l'idea con un diagramma. La modifica del chakra del fuoco è più forte rispetto al vento, ma è più debole rispetto all'acqua. Tutti gli elementi fondamentali hanno punti di forza e punti di debolezza, l'uno nei confronti dell'altro. Tipo come Pokémon. Tu stai potenziando il chakra del vento, ma anche se modificato sarà sempre più debole del chakra del fuoco di Sasuke. Solo il chakra dell'acqua può Tutto battere il questo per fuoco. dirgli che rimarrà sempre più Per quale debole motivo il Sasuke. vento non può mai essere superiore al fuoco? Non dovrebbe esserci bisogno di spiegarlo. Avrai notato che il fuoco diventa più Che il forte vento quando alimenta il soffia il fuoco. vento. Per cui lo fa diventare più forte Sasuke. Per contro, basta gettare un po' d'acqua per spegnere le fiamme. Questo significa che se Sasuke usa la tecnica del fuoco e tu reagisci con una tecnica del vento, rischi di alimentare le fiamme e di Quindi dovrebbe finire imparare una arrostito. tecnica d'acqua, praticamente. Il chakra del vento è debole rispetto al fuoco, ma è potente contro il fulmine. Questo significa che la tua nuova tecnica sarà superiore ai 1000 falchi di Sasuke. Fidati di me, sei fortunato a non possedere il chakra della terra. Bullismo contro quelli col chakra della Tutto terra. sommato, sono all'altezza di Sasuke, se ho capito il concetto. Sì. Tra poco sarai pronto, dico bene. Naruto, non abbiamo finito. Si direbbe una tecnica di indurimento del corpo. Anche quella deve essere una delle sue abilità. Ottima deduzione, ragazzo. Come vedi, contro di me non funziona alcun attacco fisico. Mi aspettavo uno scontro di alto livello, ma non fino a questo punto. Se non possiamo usare gli attacchi diretti, siamo nei guai. Cosa facciamo, Shikamaru? Non può usare gli attacchi diretti con entrambi, poi, tra l'altro. Perché se questo fa... attiva la sua tecnica. Cominciate a tremare, la vostra fine è già segnata. Coraggio, è arrivato il momento di passare al contrattacco. Allora, Kakuzu, puoi fare qualcosa per spezzare questa tecnica? Certo. Non è possibile. Come hai Kakashi? fatto ad avvicinarti senza farti sentire? Non sei stato attento. Kakashi è un gatto. Come hai fatto ad avvicinarti senza Oh, farti è sempre più sentire? figo, c'è niente da fare. Ce l'ha fatta. Ah, accidenti, che Ino è storia dei rimasta come cani, ultima arma Kakashi. segreta. Pensavo che gli attacchi ravvicinati non avessero alcun effetto su di te. Sì, se si Davvero concentra, notevole. non ha Come nessun avrà fatto il effetto. maestro Kakashi ad arrivargli alle spalle? Ho osservato attentamente la tecnica che usi per indurire il corpo. A giudicare da quello che ho visto, direi che hai un chakra della terra. In così poco tempo hai analizzato il mio sigillo e hai deciso di utilizzare il fulmine. Ma certo, so chi sei. Kakashi dello Sharingan. Il chakra della terra è debole contro il fulmine. Mi dispiace, questa Gliel'hanno appena volta spiegato. sei Gliel'hanno finito. appena spiegato a Naruto. Ottima strategia. È riuscito ad immobilizzare l'avversario più forte e così si è coperto le spalle. Adesso che cosa ti Eh prende, no, però. Shikamaru?
Non so quanto potrò resistere ancora. Maestro Kakashi! No, l'ha proprio infilzato. Preparati, adesso tocca a te. Niente, 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 non ce lo spiegano come ha fatto a essere così silenzioso Kakashi. Solo perché quello si è distratto. Forza, maestro. Lo sapevo che non era morto, lo sapevo. Sì, però non vale, questi sono immortali, cioè li colpisci e non muoiono mai. E pensare che quel povero ingenuo era sicuro di avere già la vittoria in pugno. Non capisco. Eppure l'ho colpito al cuore. Adesso basta, sistemiamoli e andiamocene via. Ma lui... Questo è compito mio. Il cuore ce l'ha. Ok, mo si rivela. Ma che cazzo. Mi dimentico che quando c'hanno dei mantelli che coprono, c'è sempre roba inquietante nascosta sotto. Sassori ci insegna. Ma che cazzo è? Che cazzo è? Ragazzi, non ce la faccio più a tenerlo bloccato. No. Dimmi un po', Shikamaru, che sta succedendo? Come mai quel tizio non ha neppure perso i sensi dopo essere stato trafitto dal mille falchi? Perché non è umano? Non ne ho idea. Però una cosa l'ho capita, amico mio. Da due tipi come quelli c'è da aspettarsi di tutto. Finalmente riesco a muovermi. Non ne potevo davvero più. Vogliamo farla finita? Kakuzu e Kakashi. Ma che cazzo sono sti cosi? Il loro chakra non lascia presagire nulla comunque di buono. Mi sono familiari, mi ricordano un personaggio di un altro anime. Oh, Sammo Jashin, sta a vedere che cosa ti combino. Questa volta farò sul serio, te lo posso garantire. Giuro e prometto che farò tutti quanti a brandelli. Mi raccomando, Joshi, stai in guardia. Quindi questo coso è morto perché è stato trafitto. Che succede ancora? Ehi, Kakuzu. Allora, vuoi darti una mossa? L'ultima volta è stato sufficiente unire le forze per far fuori il loro maestro. Sbrigati, quando fai così mi dai sui nervi. Quindi se li distruggono tutti e una quattro... Una delle maschere che sono uscite dal corpo muore? È fuori uso. O nemmeno. Devo averla colpita con il mille falchi. Ma non è finita. Ida, tu stanne fuori. Faccio da solo. Cosa? Non se ne parla nemmeno. Per i miei gusti ho già sopportato anche troppo gli attacchi di questi stupidi mocciosi, è chiaro? Adesso facciamo come dico io. Niente, 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 vogliono attaccare in due. No, 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 così no, così non vale, che stronzo. La Madonna, ma che è? Joshi, sta attento! No! Maestro Kakashi! E nemmeno l'onda energetica era così forte! Ecco, sta arrivando. Allora, sei pronto? Pronto! Che ha? Che ha sto coso? Che ha? Oh, accidenti! Se vengono colpiti dalla maschera è la fine! Joshi, Shikamaru, Kakuzu! Ma che cazzo ti fai vedere che tu eri l'arma segreta? Dovevi stare nascosta. Oscurità artificiosa! Non so se resisterà! Coraggio, maestro! Il pignocco di tutti! Non abbassi la guardia, maestro Kakashi! Riesce persino a fermare i fulmini!
Ma guardalo, guardalo! Ho gli occhi a cuoricino in questo momento? Si sente bene? Si fa per dire. No, perché sono follemente innamorata di lui. Sono avversari molto potenti, specialmente quello con le maschere. Per usare quelle tecniche di alto livello è necessario che l'utilizzatore abbia un tipo di chakra compatibile. Lui ha usato la terra, il vento e anche il fulmine. Sì, tutto lui c'ha. Ma come fa? Com'è possibile? Sono veramente stupito. Tu sei l'unico nemico che non siamo riusciti a eliminare con questo tipo di combinazione, Kakashi. Davvero bravo. Hai usato lo Sharingan, vero? Allora vediamo come te la cavi con questo. No, ha usato il suo essere un gran figo. Che cosa? Arte del fuoco, sofferenza istantanea. Sì, tutti ce l'ha, tutti lui i poteri ce l'ha. Tutti gli elementi controlla. Ma poi quando usa i suoi attacchi sono una completa devastazione, cioè... Arte del fuoco, sofferenza istantanea! Porca troia! L'arte del fuoco. Joshi! Ino! Tutto a posto? Sì! Ino, una stupida! Che cazzo ti fai vedere che potevi tornare utile in un momento a sorpresa? Sta facendo praticamente tutto da solo, Kakashi. Sei un osso duro, come piace a me. Qual è il contrario di waifu? Usbando, tipo? Ecco, Kakashi è il mio usbando. Se sopravvivi a questo scontro. Eccoci, maestro Kakashi. Non capisco. Ho usato 4 volte i 1000 falchi abbinati allo Sharingan e sono ancora tutti e 2 in piedi. Non ho mai visto una resistenza simile. Eppure il maestro Kakashi l'ha colpito al cuore. Come fa ad essere ancora vivo? Sono sicuro di essere andato. Hai colpito la maschera. In genere un colpo così è letale. Ma credo di aver colpito solo uno dei mostri che sono usciti dal suo corpo. L'avversario si è salvato grazie al sacrificio di quella maschera. È successo anche quando è riuscito a spezzare la tecnica degli Shuriken poco fa. Dal braccio che si era separato dal corpo e che si è mosso autonomamente è uscito qualcosa che somigliava ad un cuore. Posso solo ipotizzare che i mostri che ha dentro di sé possiedono tutti un cuore e che ognuno funzioni indipendentemente dagli altri e da quello originale, ovviamente. È probabile che quel tipo abbia a disposizione 5 cuori. Cosa? Ma è un essere mostruoso! Ok, ma 5 è un numero finito, quindi... In questo caso, se vogliamo eliminarlo, c'è un obiettivo. Dobbiamo riuscire a individuare i 4 cuori che gli rimangono. Esatto. 4. Siete molto perspicaci. Ho fatto la scorta dei cuori prelevandoli dai ninja contro cui mi sono battuto in passato. Ma posso aumentare le riserve, perché adesso mi porterò via anche i vostri. Forse ho capito. Incorporando i cuori degli altri riesci a sfruttare i vari tipi di chakra che li contraddistinguono. Non mi meraviglia che abbia il controllo di tutti gli elementi. Figo, molto figo, molto. Visto che siamo in argomento, immagino che a Konoha i vostri morti li seppelliate. Io trovo che i funerali siano una scocciatura. Kakuzu invece ha la mania di usare i corpi degli avversari per farsi dare in cambio del denaro. Ma è un po' un'usanza di tutti, seppellire morti. Non voglio pensarci. L'ultima volta avrei tanto voluto divertirmi con il vostro amico barbuto. Comunque, non era niente di speciale. Hai la memoria corta, quello ti ha tagliato la testa, ricordi? Basta, chiudi il becco, pensa ai fatti tuoi. Torniamo a noi. Immagino che vogliate vendicarlo, ma temo che siate troppo deboli. Siete soltanto un branco di mocciosi, e scommetto che come allievi eravate davvero scarsi. D'altronde, con un perdente di quel genere come maestro, non potevate imparare un bel niente. Non ti permetto di insultare il maestro Asuma! Calmati, Joshi! Oh, eri molto legato al tuo maestro. Dico guarda, bene. Secondo me tu fai la fine peggiore come di sei tutti. Ingenuo. Se ti prendo, non dargli ascolto. Dimmi, che ci trovavi in quel povero babbeo? Ciccione? No, ciccione no, mo' hai esagerato. Mo' hai proprio scalato.
Ah, l'ha fermato, ecco, dicevo io. Ma cosa? Ma bravo! Lasciate scatenare Choshi, per favore. Con le sue belle pilloline magiche. Dove ce l'hai la testa? Come hai fatto a non capire che quello ti stava provocando? Hai ragione, scusa. L'ha usato come Punchball. Dai, Choshi, sei più in gamba di così, cazzo. Choshi! Quanto mi piace vedere combattere Kakashi. Cazzo, se è figo sto scontro. Così dinamico, mi piace un sacco. Se continuano così. Choshi, dovresti iniziare a fare sul serio. Sei finito. Coraggiosa la ragazzina. Coraggiosa, guarda, io la prenderei a sberle la ragazzina. Soltanto dei mocciosi. Guarda, Ino, tu e Astapeggio. Choshi, lasciamelo. No, ce l'ho a morte con Ino. Che cazzo esci? Potevi tornare utile a qualcosa. Ditevi addio. No, 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 lei è uscita a caso. Oh, oh! È giunta la tua ora. Addio. Oh, grazie. Grazie al cielo. Mi è quasi venuto un infarto. Vai. Quando c'è questa musica sono solo cose buone. Ho capito, ho capito! Un genio, è un genio. Che razza di pivello. Accidenti, quanta pazienza ci vuole. Riuscite anche a essere utili a qualcosa? Adesso va meglio. Mi fai pena, vecchio mio. Ti sei fatto fregare per bene. Senti chi parla. Come hai fatto a non capire che era una copia? Oh, invece tu te ne eri accorto. Bisogna riuscire a separarli. È l'unica possibilità. Solo tenendoli lontani abbiamo qualche speranza. Già. Se non possono sferrare attacchi combinati, possiamo concentrare le forze sui quattro cuori che restano da eliminare. È vero, ma per riuscirci è indispensabile che il suo compagno sia neutralizzato. Mi sa che Kakashi si deve occupare a di lui. Ci penso io. Ma vaffanculo! Sono l'unica che ha consumato poco chakra e negli attacchi diretti non posso certo esservi di grande aiuto. Userò il capovolgimento spirituale. Non se ne parla. Lo sai che quella ma tu puoi solo... richiede anche l'uso del mio controllo. Ma tu puoi solo usare il capovolgimento e vaffanculo.
Se qualcosa va storto, per diversi minuti non potrai rientrare nel tuo corpo. È troppo pericoloso. Sa fare solo quello, lei? Devo fermarlo io. Dopo che l'avrò immobilizzato, potrete separarli. D'accordo, ma come pensi di riuscire a catturarlo? Ci sarà bisogno di un'azione diversiva. E va bene, a quello potrei pensarci io. Neanche tu sei adatto. Con i tuoi attacchi ravvicinati potresti ferirti. E basta che ti esca una goccia di sangue per finire sotto il suo controllo. Secondo me, hai ancora chakra a sufficienza per occuparti del tizio con le maschere insieme al maestro Kakashi. Kakashi, le pilloline? Le hai lasciate a casa? A immobilizzare l'altro ci penserò io con il controllo dell'ombra. Posso farcela. Questo è un compito che spetta solo a me. Tanto l'hai già fregato due volte, puoi farlo una terza. È abbastanza stupido da farsi rifregare. Sì, d'accordo. Faremo come vuoi tu. Tieni. Grazie. Che gli ha dato? Acci, è ancora questa storia? Allora hai proprio voglia di finire sotto i colpi della mia falce, eh? Adesso tu devi vedertela con me. Ok, ok. Perché vuoi costringermi a giocare a nascondino? Puoi fuggire quanto vuoi, ma poi ti acchiappa. Ah, ok. Eh no, sei troppo lento. Tua madre è troppo lenta. Con l'ombra è riuscito a riprendere la lama. Forza, quando è in volo non riesce a spostarsi. È il nostro. Che cazzo. Pivelli, vi sarebbe piaciuto, eh? Sono troppo agile per farmi sorprendere da un tiro così. Ma te lo do un bel pugno in faccia. Non volevo giocare a nascondino. Adesso sei sotto il mio controllo. Ha! Lo sai, non ti sopporto più. Ben fatto, Shikamaru! Bravo, adesso finiscilo. Oh, voi volete andare? Sicuro. Avanti, fatti sotto. Qualcuno gli prende questa cosa, questa lama, e gliela distrugge. Andiamo a fare una lunga passeggiata. Prendete la falce intanto e gliela distruggete. Niente, Shikamaru è andato a fare la maratona. Ehi, dove mi stai portando? Ho capito, avete deciso di separarci. Sta portando a Sperdr. Tu la pagherai molto cara. Accuccia. È stato un errore lasciarlo andare da solo. Non vi conviene sottovalutare Idan. Oltretutto quel Shikamaru, o come si chiama, un giorno potrebbe valere molto sotto forma di taglia. È un peccato sprecarlo così. No, Gesù mio. Comunque, anche per voi non sarà una passeggiata. Sono io, il più potente. Anche il più modesto. E ce ne vuole, perché quell'altro pure... Non avete certo l'esperienza in non battaglia. Non è mister umiltà. Osservando meglio i vostri coprifronte, mi viene in mente il primo ninja del villaggio della foglia contro cui mi è capitato di combattere. Era il grande primo Hokage. Ragazzi, ma quanti anni ha questo tizio? Dunque, tu sei immortale. No, amico, l'immortalità non esiste in questo mondo. Vi confesso un segreto. Per mantenermi in vita, faccio scorta di cuori, prelevandoli ogni volta dai nemici che elimino, prima che il mio smetta di battere per sempre. Quindi di tuo non è rimasto nulla. Ma Orochimaru non ha preso spunto da te, da questa bella idea. Non vuoi proprio lasciarmi in pace, vero?
Però la tua tecnica dell'ombra non dura mai più di 5 minuti. Bene, i ruoli si sono ribaltati. Non so se hai notato, adesso, ma si è preparato, Shikamaru. Fare quello che voglio. Preparati! L'ha colpito davvero? No, cazzo! Shikamaru, da te non me l'aspettavo, sincero. Non così facilmente. Le maschere del fuoco e del vento. Shikamaru, cosa stai aspettando? Lo sai che succede se finisce? Purtroppo c'è un limite ai cuori che posso incamerare. Non possono essere più di 5. Oh, ma raccontagli tutti i cazzi tuoi, non lo so. È arrivato il momento di prendere il tuo. Per sostituire quello che mi hai trafitto prima. Avere il suo cuore è tanta roba, Anch'io vorrei il suo cuore, ma non in quel modo. I preparativi sono stati completati. Sapessi quanto mi piace questo momento. Sei finito. C'è qualcosa, io lo so. No, non mi frega Shikamaru. Io lo so che ha pensato a qualcosa, perché Shikamaru è troppo intelligente, non si fa fregare così, sa benissimo che non si deve perdere neanche una goccia di sangue con quel tizio. Per cui c'è qualcosa di fottutamente epico che sta per succedere. Quindi io vi do appuntamento nelle prossime puntate, mi raccomando non perdetevele perché secondo me saranno pazzesche, come è stata pazzesca questa, perché finora in Naruto non abbiamo mai avuto uno scontro così rapido e dinamico, veloce, senza perdite di tempo. Mi sta piacendo un sacco, finalmente. Lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nella puntata 86. Mi raccomando, attivate la campanellina perché assolutamente non dovete perdervela. Ciao!